piacere di rivederla, signora Sprottle. In realtà è Sirona Ryan ad avermi mandato da lei. Oh, cara Sirona. Penso quella che ragazza tocca. È sempre stata una perla rara. Ha pensato le servisse aiuto con gli ingredienti per la pozione rigeneratrice. Ha ragione. Era il mio caro Aiden a procurarmi gli Orclamp. Da quando è morto, le mie scorte si sono ridotte. Sentite condoglianze, signora Sprottle. Grazie. Era l'amore della mia vita. Senza di lui sono persa. Se non ti dispiace raccogliere qualche Orclamp per me, sarei felice di ricompensarti per il tempo perso. Sembra incredibile, ma ne ho un po' qui con me. Oh, grazie! I venditori ambulanti saranno entusiasti di poter reintegrare le loro scorte di pozione rigeneratrice. Sirona ha anche detto che il signor Sprottle voleva portarle una scatola di lettere prima che si sentisse male. È vero, me ne ero quasi dimenticata. Mi piacciono i miei occhiali. L'avevo trovata poco prima che Aiden morisse. Lui sperava di leggerne il contenuto con Sirona, davanti a una burro birra. Quei due erano come due asticelli su un ramo. Aiden si è sentito male mentre raccoglieva Orclamp. È riuscito a tornare a casa, ma temo che abbia lasciato la scatola nella caverna. La caverna si trova sulle colline a sud-ovest del nostro borgo. Lì dentro troverai gli Orclamp e la scatola di lettere. Gliela chiediamo. Che c'era nella scatola di lettere? Ricorda qualcosa delle lettere che ha messo nella scatola? Oh, certo! Erano alcune lettere dei suoi compagni di scuola. Bei ricordi. Ne ho inclusa anche una che Sirona mi ha scritto quando viveva con noi. Ho pensato che rileggerla potesse farle piacere. Ogni volta che leggo cose della mia gioventù mi stupisco sempre di quanto io sia cambiata. Eppure sono sempre la stessa. Sirona ha detto che quando studiava a Hogwarts d'estate veniva sempre a stare da voi. Com'era da giovane? Cielo! Beh, era com'è adesso. Affascinante, con la testa sulle spalle e un cuore grande così. Si prendeva cura di tutti. Quando veniva a trovarci, era sempre uno spasso. Lei e i suoi amici erano tutti affaccendati a esercitarsi negli incantesimi. Erano ragazzi in gamba. La sua amica Mirabel era un genio con le piante. Aveva imparato tutto dai suoi genitori babbani. Pensa un po'. Grazie, signora Sprottle. Grazie a te. Torna se riesci a raccogliere quegli Orclamp. Io e i venditori ambulanti che aiuto te ne saremmo molto grati. Oddio mio, quanto è? 100. Cioè... Notare che scopo ho preso alla fine. Potremmo prendere le altre scope. Deve essere questa la caverna visitata dalla signora. Non aspettavo la loro. Un colpo! Mi riprenderò questo. Protego. Hai decimato. Quella è mia. Sei la piccola bastarda che ha salvato la fredda. Prego. Ma cerchi di evitare il problema. No, vorrei solo ucciderti se è possibile. Però capisco che. La piccola bastarda, uè. E sta arrivando? Protego! Vediamo. Vedete? No, non fatemi incazzare che poi succede un casino. Vorrei trovare un animale fantastico, uno. Signora Sprottle, ma devo andare nella caverna per trovare la scatola. Meglio dare un'occhiata in giro in cerca della scatola di lettere. Revelio. Per ora sono tutti gli Orclamp necessari. La signora Sprottle sarà soddisfatta. Confringo! Spacco tutto. Revelio! Ah.
Devo decidere se affrontare quel troll o evitarlo del tutto. No, ma visto. Oh, cazzo, non ho fatto niente, ragazzi. Cioè, pensavo di... figlio. Sicuro mi sto morendo malissimo, tra l'altro. Ma finché fai il fenomeno? Finché fai il fenomeno, no? E dai, come cazzo mi fanno a prendere da dietro? Cos'è? Che gioco è? Che gioco? Ah, però qui... Non penso, ci passa lo stesso. Che cazzo? Come cacchio è fatto? Quasi teletrasporto. Va bene tutto. Ma qui si ha fatica, che sto facendo. Cos'è? No, possiamo prenderlo. Facciamo dopo, eh. Dov'è? Oh, Nini. Ma che cazzo? Ah, ma perché a 27 ce l'avevamo comunque. 27 non eravamo pronti. Qua non eravamo pronti, non eravamo pronti. Ma puttana se non eravamo pronti, non eravamo pronti. Non eravamo pronti. Ah, un... è più grosso. Sti cazzi. Vai a cagare. Cagate, ragazzi. Ma porca puttana, poi chiudo su. E cosa? A chi vai? Expelliarmus, confringo. Sì, però, allora. Va bene, tu. Ma puttana. Minchia, è difficile, sto giro è difficile. Allora, stiamo facendo un combattimento contro la nostra forza, però noi la facciamo senza. Quella ci è cacata. Confringo. Via via. Proteggo, confringo. Cazzo, però. Mi incasso dappertutto. Momenti di paura, la mia. Fate come me, non uccidete mostri. Non combattete mentre... Oh, a 27 l'abbiamo tirato giù, ci abbiamo messo una vita. Però ce l'abbiamo fatta. Puttana, che male. Questo cos'era? Revelio. Eh sì, devi andare avanti, altri incantesimi, altra roba. Ah. Era aperto?
Vabbè, ormai contro. Era aperto. Facciamo finta di niente. Oppa la... Va bene, vai, vai. No, pizzetta, dove eri andato? Abbiamo combattuto con un troll a livello 27, noi siamo a livello 21. 25, scusa. Momenti di difficoltà. C'è un forziere qua. Rieccomi! Forse dov'è? Revelio! Un altro? Un altro dove? Cazzo, oggi stiamo facendo solo... Confesso, ho pensato che Hogwarts fosse il mio posto giusto per me. Prima ancora della fine della prima settimana, mi ero quasi decisa a inviare un gufo ai miei genitori. Sì. Ma come facevi a saperlo? Non credo tu sia credente un... Regilimens. Cos'è? Regilimens? Ma mi chiedo che tu sia riuscito a dominare i miei pensieri. Sì. Poi siamo sempre nelle grotte. Sì, abbiamo fatto solo scandalosamente solo secondario. Ti ho guardato, non riuscivo a cenare. Grazie. Quindi è... allora, Legilimens, così si dice? Faccio questo dono per te come segno della mia gratitudine. Se non ti fossi imbattuto di me durante l'allenamento di Quidditch, sono scusato. Ok. Forse ora non farò più parte della squadra. Invece abbiamo vinto la Coppa di Quidditch. In caso di Cormorano non sarebbe la stessa senza di te. Ok. Perfetto. Perfetto, sì. Grazie mille, Spato, per la loro ospitalità, ho sentito parlare anche a te, è stato davvero piacevole, tregua dalla frase del castello, non dimenticherò le nostre risate sull'ognamo canterino, pensavo di aver sentinato, bistecca, il pasticcio di riunione, Perfetto. Deve essere la scatola di lettere di Sirona. Dobbiamo andare anche in cucina, io non l'ho vista, papà, un portento. Devo portare questa scatola di lettere a Sirona. Sarà felice di riaverla. Ho capito, sto leggendo, mi sto facendo i cavoli loro. Così si dice, no? Però quanti meditativi, ok. È stata una vera impresa, così come lo sarà. Imparare a posizionare... Ah, capito? Hai capito? Questo deve essere tutto. Sirona sarà felice di riaverle. No, ho capito che questo deve essere tutto, ma come faccio a prendere quel coso lì allora? Revelio. Ah, sarà da un'altra parte. Vabbè, andiamo. Esciamo dalla foresta proibita.
Abbiamo l'uscita nella foresta proibita. Magari tira qualche animaletto qua. Rebellio. Sarà di qua allora. Vediamo un po'. No, vorrei prenderlo qualche animalo. E se lo prendiamo qualche animalo? Animalo. Ci vedrà. Non ha fatto pietrifico totale. Sti cazzi. Il goblin che hai rubato. Eh? Ingegnoso. Faccio. Proteggo. Meglio spostarsi la guarda, guarda. Angelo. Non reduco. Idiota. Defuso. Qualcuno ha seguito con attenzione le lezioni. Cieco. Quello che sta per succedere. Si è trasformato! Andrà meglio la prossima volta! Si è trasformato in un lupo! Che cazzo! No, ho sbagliato, sbagliato! Redutto! Sorrindo! Espelliarmus! Canaglia! Smettila di parare! Ma sì, eh! Questo cazzo di animale qui è rotto da loro! Confringo! Proteggo! Distingo! No! Sto andando giù, eh! Ho avuto paura di me! Confringo! I tuoi giorni da bracconiere sono finiti! Animagus, hai visto? Figata, non me l'aspettavo, bevo! Non volevo alcolizzarmi, però... Rebelli. Tutto per il tesoro. Là. Questo non è stato male. Non è stato malo, malo, malo. Questo è così. Esagerato? Adesso per io penso che camminare qua in giro. Ma cosa troveremo? Pizzetta? Allora. Ah, ma dobbiamo portare la... la scopa con te. E allora, incominciamo a portare le robe. No. Va giusto, andiamo. Ci portiamo le robine lì, così sono tutti contenti. Ci siamo. Parte più. A volte sembra che tutte le strade portino Hogsmeade. Sono sicura che avevi le tue ragioni, ma introdurti in casa di... Salve, Sirona. Ho buone notizie. Ho procurato alla signora Sprottole degli Orclamp per la pozione rigeneratrice e recuperato la sua scatola di... Siamo bravissimi. Oh, grazie. Sapevo che eri la persona giusta. Avrei delle domande su alcune delle lettere nella scatola. La maggior parte delle lettere proveniva dai miei compagni di studi. Ho visto una lettera che ha scritto alla signora Sprottle. Sembra vi divertiate molto insieme. Oh, sì. Mi ha insegnato molto nelle estati che ho trascorso da loro. Sono la prima ad ammettere che molto spesso capire gli adolescenti non è affatto facile. E non tutti sono stati gentili con me come gli Sprottle, ma la loro profonda gentilezza e quella di tanti dei miei amici mi ha aiutata a... beh, a superare dei momenti difficili, per usare un eufemismo. Ho visto una lettera di una certa Mirabelle. Per caso è la professoressa Allium? Sì. È una delle mie amiche più care. E tutti qua sono. Non le dispiacerebbe sapere che hai letto quella lettera. La pensiamo nello stesso modo.
soprattutto per quanto riguarda i giovani. Crediamo che l'esperienza sia una preziosa maestra. Per citare Mirabel, è una gioia vedere fiorire uno studente, soprattutto qualcuno che dubitava delle proprie capacità. Una delle lettere parlava di allenamenti di Quidditch. Lei giocava? Sì, sono stata il cercatore dei Corvo Nero per 3 anni. Ah, amo il Quidditch, alla follia! Non c'è nulla come afferrare il boccino d'oro quando la tua squadra è sotto di 140 punti. Non perdonerò mai il professor Black per averlo cancellato quest'anno. Mi manca tifare per Corvo Nero. Cosa è successo, Pisette? Che cosa hai scoperto? È stato un piacere. La signora Sprottle le manda i suoi saluti. Non so proprio cosa avrei fatto senza lei e Aiden. Ti ringrazio ancora per averla aiutata e per avermi riportato questa scatola di lettere. È bello rievocare i momenti felici. La gente parla ancora di quando hai eliminato quel troll nel villaggio. Che storia. Le tue gesta hanno fatto scalpore. Beh, in effetti non sappiamo niente dei genitori, cioè guardando solo il... Fatto anche questo. Questo qua, aspettiamo un attimo. E adesso... Arresto momentum. Allora, sta sbloccando un sacco di roba, eh.